Sia lodato Gesù Cristo, carissimi, oggi voglio offrirvi una riflessione breve sull'esame di coscienza. Perché, vedete, mi sono accorto di una cosa molto importante, cioè l'esame di coscienza va fatto e va migliorato sempre di più. Vedete, l'esame di coscienza normalmente lo si fa, no? Lo si fa, io sto parlando in particolare dell'esame di coscienza ignaziano. Quando lo si fa, poi, se si prega e ci si apre allo Spirito Santo, si possono scoprire delle cose molto interessanti. E ecco. Si può scoprire anche un po' la nostra, diciamo, superficialità, la nostra bassezza nel guardare anche la nostra vita. Dico questo perché, cari fratelli, ecco, voglio cercare appunto di concretizzare un po' quello che sto dicendo riguardo ai vari momenti dell'esame di coscienza ignaziano. Innanzitutto, il primo passaggio dell'esame di coscienza è quello di ringraziare il Signore per quello che ci ha dato nella giornata. Ora, vedete, noi dobbiamo renderci conto, ecco, e a questo porta la pratica dell'esame di coscienza, dobbiamo renderci conto che tutto il bene nostro viene da Dio. Quando io vedo, per esempio, la sera, no, che cosa ho fatto durante la giornata? Cari fratelli, dobbiamo renderci conto che tutto quello che facciamo è un dono di Dio. Se Dio non ci avesse dato la vita, non avremmo avuto quella giornata. Non l'avremmo avuta se Dio non ci avesse dato l'aria. E cioè tutto il bene che noi vediamo nella nostra giornata viene da Dio. Questo mi pare fondamentale. Cioè la nostra giornata è principalmente la giornata di Dio in noi. Tutto il bene che c'è in noi, dico anche, guardate, anche nei peccatori c'è un certo bene. Ovviamente non è il bene soprannaturale, il bene dei peccatori che vivono in peccato grave, ma in tutti c'è un certo bene che Dio dà loro di muoversi, di respirare, di pensare, di vedere, di ascoltare, eccetera, eccetera. Tutto questo è un dono di Dio. Le nostre giornate sono innanzitutto le giornate di Dio in noi. Questo va inteso bene perché non è che Dio ci fa fare il peccato, ma Dio ci dà tutto. Ovviamente ce lo dà non per peccare, ma ce lo dà per farci santi. Allora ringraziare il Signore per il giorno che ci ha dato, per tutto il bene diciamo, che ci ha dato il Signore nella giornata, guardate, è innanzitutto elevarsi alla presenza di Dio nella nostra vita. Guardate che dobbiamo svilupparla questa dimensione, scoprire Dio nella nostra vita. Dio ci ha dato ogni bene. Abbiamo camminato, perché Dio ce l'ha dato. Abbiamo respirato, perché Dio ci ha dato di poter respirare. Abbiamo visto, perché Dio ci ha dato di poter vedere. Ovviamente se abbiamo peccato questo non viene da Dio, viene da noi, ma Dio ci ha dato tutto. Ci ha dato cose, ci ha fatto dei doni straordinari. Ogni giorno, ecco, vediamo, dobbiamo vedere, cari fratelli, renderci conto di quanto Dio ci ha dato giorno per giorno. Ecco, l'esame di coscienza ci deve elevare, direi proprio in maniera particolare a questo, in maniera particolare all'azione di Dio nella nostra vita.
Dio ci ha dato, Dio ci ha chiamato alla santità in quella giornata, in ogni giornata, quindi nel giorno che esaminiamo. Dio, Dio, al centro dell'esame di coscienza ci deve essere Dio, cari fratelli, Dio, Dio che ci ha dato tutto il bene, Dio, secondo punto, no? Dobbiamo chiedere luce sui nostri peccati, ma innanzitutto nel secondo punto dell'esame di coscienza ignaziano, noi dobbiamo renderci conto che Dio in quella giornata ci ha attirato alla santità, ci ha chiamato alla santità. Questo è fondamentale. Dio ci dona, come abbiamo detto, Dio ci dona ogni bene, Dio ci chiama alla santità, ci ha attirato alla santità in tante forme, in tanti modi. Dobbiamo rendercene conto. Dio ci dona tutto, ma poi ci attira verso la santità, misteriosamente, ma realmente. Chissà quante buone ispirazioni abbiamo avuto e quante... Purtroppo anche ci sono stati peccati. Allora dobbiamo, chiediamo anche luce per vedere quando non ci siamo lasciati guidare da Dio. Per vedere appunto, ecco, dobbiamo renderci conto del progetto di Dio in noi, dell'opera di Dio in noi, Dio che ci chiama alla santità, alla croce, alla preghiera continua, alla penitenza. Questa Dio ci ha creato, ci dona ogni bene, ci attira su questa strada perché ci attira verso il cielo. Vedete? Dio. Dio al centro della nostra vita non siamo noi, è Dio. Perché Dio ci ha creato. Dio ci dà ogni bene. Noi tante volte diciamo, ho fatto questo, ho fatto quella. Calma. Innanzitutto devi ringraziare Dio che ti ha dato la capacità per fare, la capacità per pensare, per vedere, per agire, per difenderti. Guardate, cari fratelli, Dio, 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 dietro le tue azioni c'è un Dio che ti dà la possibilità di agire. Grazie, Signore. Che cosa meravigliosa, cari fratelli. Questo è importantissimo. Ieri lo stavo pensando, riflettevo, ed è importantissimo. Noi tante volte guardiamo la nostra vita, ho fatto questo, quell'altro, e non ci rendiamo conto innanzitutto che c'è un mare divino, Dio, che ci sostiene nell'essere, nella vita. E questo mare divino infinitamente grande, che è Dio, e appunto ci dà ogni bene, ma questo Dio vuole agire in noi, questo Dio ci vuole santificare. Questo mare infinito che è Dio, mare infinito di perfezione, vuole manifestarsi in noi, vuole operare attraverso di noi. Che bello, cari fratelli, Dio vuole farmi santo. E allora il peccato che cos'è? È proprio resistere a questo Dio che ti vuole fare santo, che ti vuole far camminare sulla via della croce. Cari fratelli, vedete, questo è molto importante, È molto, questo è fondamentale, fondamentale. Noi dobbiamo vedere la nostra vita in questa luce. Ovviamente questo richiede fede. E noi che cosa siamo di fronte a Dio nella fede? La fede ci fa capire che noi siamo nulla di nulla, di nulla, di nulla, di nulla. E Dio agisce in noi. Come dice San Tommaso, Dio agisce in ogni operante. Noi pensiamo, ma agisco io? No, Dio agisce nel tuo operare, ma Dio non pecca. Il peccato è tuo, perché tu distorci il bene che ti dà Dio, ma il bene viene da Dio. Dio in certo modo si fida di te, ti offre, ti dà questi grandi beni. Tu devi essere l'amministratore, come dice Gesù nella parabola, no? Buon amministratore che amministra bene questi beni secondo la volontà di Dio che te li ha dati. Bello questo, Dio, Dio più reale di tutto, e più reale di tutto anche in noi, e ci chiama, ci attira verso la santità. Questo Dio infinito, noi che cosa siamo di fronte a Dio? Già l'ho detto, nulla di nulla di nulla. Questo Dio ti vuole santità, ti vuole fare santo. Questo Dio ti chiama alla santità. Pensate che meraviglia, cari fratelli. Dobbiamo imparare a guardare la nostra vita con quest'occhio. Purtroppo noi cediamo tante volte al materialismo, a una visione superficiale, invece dobbiamo sviluppare questa visione profonda. Dobbiamo guardare, imparare a vedere Dio nella nostra vita.
Dio che ci dona il bene, eh? Dio che ci dona il bene, ci chiama alla santità. Innanzitutto dobbiamo guardare questo nella nostra vita. E d'altra parte dobbiamo vedere i nostri peccati, eh? Quindi il terzo punto è esaminare i nostri peccati. Ma in questa luce Dio mi chiamava a grande santità. Invece ho sbagliato, non ho fatto questo, non ho fatto quell'altro. Dio mi chiamava a grande santità, mi ha chiamato a prendere la croce. A volte gli altri ci fanno del male, no? Dobbiamo guardare Dio che cosa fa in quel momento. Dio ci chiama a prendere la croce, Dio ci chiama a difenderci, ma a volte non abbiamo possibilità di difenderci. Allora Dio ci chiama a saper pazientare, a abbracciare la croce con Cristo. Dio ci chiama alla santità, allora dobbiamo vedere, Dio mi ha chiamato alla santità, a pregare incessantemente, ho pregato, sono stato santo oggi, cari fratelli, dobbiamo essere altri Cristo. Allora vedete, come l'esame di coscienza, Ignaziano in questa luce, ecco, diventa di una profondità straordinaria, eh? Dobbiamo vedere l'operare di Dio in noi. Adesso io mi sto vedendo che mi parlo e guardate, pensare i miei occhi, io vedo, grazie Signore, mi hai dato la vista e continui a darmela, posso ascoltare, grazie Signore, mi hai dato l'udito e continuo ad ascoltare, così via. Che cosa bella, Signore, grazie, grazie per tutto quello e appunto grazie per tutto quello che mi hai dato, grazie che mi chiami alla santità, ecco. Devo essere santo, perdonami per i miei peccati. Vedere i nostri peccati in questa luce diventano evidentemente un'altra cosa, i peccati, quando noi pensiamo che questo Dio infinito, infinitamente grande di fronte al quale noi siamo nulla, ci ha chiamato alla santità, ci ha tirato alla santità, voleva che fossimo santi. Allora, ecco, il quarto punto, ecco, quindi questo terzo punto va visto in questa luce, no? Dio che ti vuole fare santo, Dio infinitamente grande, ti dona tutto, ogni bene, agisce nel tuo agire, ti chiama alla santità. Ecco, se non hai risposto nella giornata, guarda tutta la tua giornata, vedi quali sono i tuoi peccati. E poi il quarto passaggio è pregare, chiedendo perdono a Dio per i peccati fatti. Però attenzione bene, eh? La preghiera non è semplicemente nostra, Dio ci spinge a pregare. Quindi in questa preghiera di richiesta di perdono dobbiamo renderci conto che Dio stesso ci spinge a pregare per chiedergli perdono, e questa richiesta di perdono non è soltanto così un chiedere perdono e il futuro sarà, no, è un chiedere perdono e per diventare come Dio vuole santi, per cambiare la nostra vita. Quindi è una supplica perché la nostra vita cambi. È una supplica per chiedere perdono, una supplica che deve essere piena del santo dolore, della contrizione, che Dio ti vuole dare. Quarto punto, appunto chiedere perdono dei peccati, va visto in questa linea. Dio ti vuole dare la contrizione, Dio vuole donarti di cambiare vita, Dio ti vuole donare la contrizione con il dolore per il male fatto, l'odio per il male fatto, terzo, ti vuole donare il proposito di non peccare più. Allora la preghiera questa preghiera al punto 4 è proprio un mettersi sotto, proprio un disporsi. È un pregare proprio per disporsi pienamente a Dio che ci vuole fare santi, che ci vuole donare il dolore dei peccati, l'odio del peccato fatto, il proposito di non peccare più, ci vuole donare un cambiamento di vita. Dio, Dio infinito, noi siamo nulla, Dio che ci dona tutto, un Dio che ti dona di respirare, Dio che ti dona di capire il peccato che hai fatto, Lui ti vuole far cambiare vita. Allora bisogna pregare in questa luce. Dio mi vuol far cambiare vita. Tu mi vuoi far cambiare vita, tu che sei infinitamente onnipotente, vuoi trasformare la mia vita. Signore, vieni, ti ringrazio che vuoi fare meraviglie in noi. Guardate, la preghiera di ringraziamento è fondamentale, perché è una preghiera nella fede, una preghiera direi pura. Ringraziare Dio perché vuole cambiare la tua vita, perché ti vuole trasformare,
perché ti vuole donare un'altra vita nuova. Dio, Dio, cari fratelli, Dio vuole trasformare la nostra vita. Questo è molto importante, cari fratelli. Dio vuole trasformare la nostra vita. La nostra preghiera è in questa, è nella lode a Dio, perché vuole trasformare la nostra vita. La nostra preghiera è nella lode a Dio, perché vuole renderci santo, santi. Questo Dio che è infinitamente grande, noi lodiamo Dio che è infinitamente grande e che ci dona ogni bene, è già in noi, è in noi, agisce nel nostro agire. Pensate che cosa. Ovviamente Dio non ci spinge al peccato, non ci fa peccare, ma ci dà tutti i mezzi per fare il bene, però noi li possiamo distorcere al male, lui lo permette. Cari fratelli, vedete che bello, vedere che bello fare l'esame di coscienza in questa luce. L'esame di coscienza in questa luce e diventa, ecco, diventa un momento di vera elevazione a Dio, per aprirsi a Lui, perché questo Dio trasformi la nostra vita, perché la vuole trasformare, Dio infinitamente onnipotente. E il quinto punto è proporsi seriamente di non peccare più. Punto: Dio che ci ha dato ogni bene, Dio che ci ha chiamato a pregare, Dio ti vuol donare questo proposito di non peccare più, un proposito efficace, forte. Dio te lo vuole dare, un proposito, ti vuole dare una forza, ti vuole donare la sua santità, perché questo proposito diventi irremovibile, invincibile. Ecco, allora Dio ti vuole donare quello, e allora lo devi ancora anche qui ringraziare, accogliere, prendere le decisioni necessarie perché il proposito si realizzi alla tua vita con l'aiuto di Dio. Cari fratelli, vedete che meraviglia. Lo Spirito Santo ci illumina, ci fa capire proprio queste profondità, direi proprio teologiche, dell'esame di coscienza. Perché l'esame di coscienza diventi sempre più efficace per noi. Più noi guardiamo, viviamo l'esame di coscienza in questa luce, più possiamo essere convertiti, trasformati attraverso l'esame di coscienza. Perché attraverso l'esame di coscienza è Dio che vuole entrare in noi, Dio che è infinitamente onnipotente ci vuole trasformare la vita, trasformarla in Cristo. Voi potete dire: ma è impossibile? No, non è impossibile, perché Dio è infinitamente onnipotente e vuole trasformare la tua vita. Tu puoi essere il più grande peccatore, puoi essere la persona, diciamo, più malvagia. Ognuno di noi, io stesso, da me stesso sono un grande peccatore, ognuno di voi, da noi stessi siamo grandi peccatori, possiamo fare le cose più terribili, ma Dio ti vuole fare santo, mi vuole fare santo, Dio ti vuole fare santo, Dio ti vuole trasformare. Tu ti devi disporre con la preghiera, con l'impegno della vita, perché Dio ti possa trasformare, Lui che ti vuole trasformare. Pensate che meraviglia, Dio infinitamente onnipotente ti vuole trasformare, vuole cambiare la tua vita radicalmente. Grazie Signore, grazie, grazie. Ripeto, questo richiede innanzitutto rendersi conto appunto che Dio già opera in noi. E Dio non è come me, che sono un nulla, come te che sei un nulla, come noi tutti che siamo un nulla di fronte a Lui. Dio è infinitamente onnipotente, Dio è infinitamente onnipotente e mi dona questi beni, vuole fare meraviglie nella mia vita, meraviglie di santità, meraviglie di bene, vuole trasformarmi in Cristo, vuole fare meraviglie attraverso di me. Grazie Signore, grazie. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.